Vi rompo ancora le scatole? No, vi insegno a farle ancora le scatole. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, secondo appuntamento con la costruzione delle scatoline. Oggi vi insegno a fare le scatoline per i bijou, quelle proprio precipue per confezionare i gioiellini homemade. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fanno. Facilissimo! Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre scatolette porta bijou, le classiche scatoline di cartone da bijou. Ci occorrerà una squadretta, una matita. Il bulino, questo strumento qua, chiamato nel mondo della manicure dotter, basta che abbia la pallina piccolissima o anche una penna biro che non funzioni, una Bic. Poi una attaccatutto o dell'attac o una colla uhu a presa rapida, quindi un'aceto vinilica, un paio di forbici e un cutter. Poi un tappetino per proteggere il piano da lavoro e che sia abbastanza morbido, questo in silicone preso all'IKEA, 4,90 euro, che mi serve anche per facilitare la piegatura con il bulino. Naturalmente poi ci occorreranno anche le carte. Ecco qua le carte che useremo, così approfitto anche per farvi vedere un po' di carte differenti. Voi siete sempre molto curiosi, anzi vi dico sin d'ora che se vorrete, lasciatemelo detto tra i commenti qua sotto, vorrei farvi un video utility sui differenti tipi di carte, avendone io veramente una quantità infinita nel mio studio, di tutti i tipi, di tutte le nature. Se vi interessa potrei fare proprio un video dedicato alla carta, perché sì, è facile dire carta, tutto è carta e niente è carta, ma ci sono 10.000 tipi di carta per la vostra creatività. Se vi interessa un video di questo genere, lasciatemelo tra i commenti che lo farò senz'altro. Non l'ho mai fatto perché penso che possa essere relativamente interessante, carte o cartoncini ovviamente. Allora, potremmo usare o una carta di questo tipo, una carta specchiata, ciao! Quindi che esiste appunto in diversi colori, c'è argentata, dorata, bluette. Questa ve la feci vedere anche a Natale, se vi ricordate abbiamo fatto le stelle con questa carta. Oppure ho preso anche un'altra carta, queste sono carte che io non uso mai, cartoncini. Allora, questa è della Ursus, penso sia una marca tedesca e costa tutto l'albumetto 3,30 euro, l'ho pagato. E ci sono dentro 5 fogli di diverso colore, 23x33 cm. Mentre questo della CVR, 3,20 euro, anche questo 10 cartoncini assortiti, 23x33 di 400 grammi, e questi sono simpaticissimi perché sono con le fantasie animalier. C'è la coccodrillata, la leopardata, diciamo che sì, tigrata, la coccinellosa, la pezzata, la zebrata, quella giraffata. Quella uso dalmata, insomma, potreste veramente sbizzarrirvi con la fantasia. E ci serve anche un compasso. E poi, naturalmente, ho portato il classico cartoncino con cui di solito si fanno questi scatolini, che è il cartoncino lucido, quello di cui vi ho parlato anche nella prima puntata su come confezionare le scatolette. Ve le metto tra le schede informazioni qui il video, se non ve lo ricordate, dove ho usato invece un cartoncino uguale a questo, però rosa. Cominciamo subito. Allora, prendiamo un compasso, ognuno quello che ha. Io ho questo e lo uso. Dall'apertura dipenderà naturalmente la grandezza della nostra scatoletta. Un'apertura 11 centimetri. E traccio un primo cerchio. Fatto il primo cerchio, dobbiamo invece adesso farne uno accanto. Come prima cosa prendiamo l'altezza dal centro rispetto alla base del foglio. Vi conviene sempre lavorare su un foglio dritto, cioè su un cartoncino a squadra. Io adagerò la base del righello, margine inferiore del foglio, base del righello, e prenderò appunto la misura. Sono al centro a 24,7 cm, qua mi segna il righello. Non interessa che stia contando anche questo mezzo centimetro in più, a me interessa sapere dove arriva il righello. Il righello arriva a 24,7 cm. A questo punto lo devo calcolare in un cerchio che devo fare accanto al primo.
con la stessa apertura, quindi senza muovere l'apertura, e decidendo dove voglio che i due cerchi si intersechino. Il punto di incontro qui e qui dei due cerchi darà la larghezza della scatolina. Quindi a seconda di dove io voglio che si incontrino, farò più o meno vicino l'altro cerchio. Per esempio, se lo facessi qui, va bene, si incontrerebbero più o meno qui. Va bene, mi va bene qua il secondo punto. Quindi prendo di nuovo i 24 centimetri e 7 accanto e traccio il secondo cerchio. A questo punto avremo i cerchi posti come nello stemma dell'Audi, per intenderci. Avremo quindi, questo sarà il punto in cui si piegherà la nostra scatolina. Lasciamo il compasso un attimino da parte, prendiamo la nostra squadretta e prendiamo il nostro bulino e tracciamoci un paio di linee. Allora, una linea io la traccio qui, così, ok? E col bulino ripasso proprio su questa linea, così, molto tenacemente. Ora ritaglio il resto del cartoncino. Arrivati a questo punto, piegate lungo la linea che abbiamo contornato. Partendo da questa linea, segniamoci i punti in cui la scatolina dovrà piegarsi anche dalle altre parti. E allora, partendo da qui, partendo sempre, e facciamo prima la prima linea, e la prima linea la tagliamo via tutta, ok? E adesso pieghiamo, questo ci viene sicuramente più facile, nella linea coincidente, quindi in quella che rimane proprio sotto il taglio, passiamo col bulino, perché dovremmo fare la piega, e dalla linea fatta con il bulino prendiamo un altro centimetro abbondante prima di tagliare, quindi tagliamo un centimetro dopo la linea fatta col bulino, così, in modo che avremo la linguetta di chiusura, perché noi questa poi la pieghiamo e andremo ad appiccicarla qui, visto che la nostra scatolina sta prendendo forma. La linguetta che abbiamo tagliato da qui dovrebbe essere più o meno, se abbiamo preso bene i conti, quanto il disavanzo che c'è superiormente. Confrontatela, se è così va benissimo. Dopodiché quindi la rigiriamo e la usiamo come guida per il nostro bulino, facendo, un attimo che la giro se no non vedete niente, facendo qui una piegatura, uno, la stessa cosa qui, la stessa cosa dall'altra parte ovviamente. Ok, a questo punto la scatolina è pronta per essere assemblata. Prendiamo un po' di colla, la mettiamo sulla linguetta esterna, poca poca, scusate il rumore, e quindi incolliamo e lasciamo che la colla faccia presa. Eccoci qua, la nostra scatolina è più o meno asciutta, voi aspettate che si asciughi completamente, io lavorando con voi preferisco essere più veloce. Pieghiamo così e pieghiamo così e anche dall'altra così. È così, se volete qui, io non ce l'ho la fustellatrice, ma se avete la fustellatrice a mezzaluna potete praticare la scassatura a mezzaluna in modo che sia più agevole aprire la scatoletta. Io non ce l'ho e quindi chi riceverà la mia scatolina dovrà fare a meno di questa scassatura. Eccola qua, la scatolina porta bijou. Meno spessi, vi dicevo, saranno questi lati, più allungata sarà la scatolina e meno quadrata verrà. E naturalmente più grandi e più piccoli saranno i cerchi, più grandi e più piccoli verranno le nostre scatoline. Non sono troppo belline le nostre scatolette? Troppo, troppo.
troppo 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 carine. Voglio farvi vedere una variante. Arrivati a questo punto, quindi presa la linea, prese tutte le incisioni a bulino, per essere ordinati vi ho detto, prima di chiuderlo cancellate totalmente le linee di matita che ci sono, ok? Posso far diventare questa a vetrinetta, quindi con posso far sì che ci sia all'interno un quadratino attraverso cui si possa sbirciare dentro. Come fare? Allora, partendo più o meno dal centro, prendo un centimetro da qui, da una parte, e un centimetro dall'altro bordino della piegatura, così sono certa che sarò alla stessa distanza, mentre da questo lato prenderò maggiore distanza, quindi 2 centimetri, anche 2 e mezzo, vabbè, facciamo 2 centimetri, ok? Quindi molto molto semplicemente traccerò le linee. Ok, ora taglio questa finestrella, cioè prendiamo la colla a roll, passiamola sui 4 bordi, 1, consiglio di usare la colla a roll per questo tipo di lavoro perché tutte le altre colle non vengono tanto bene. Prendiamo una porzione di acetato che basti a coprire la finestrella, ok, ok, e chiudiamo così la nostra. A questo punto uso questa che faccio prima e chiudiamo così la nostra scatolina e voilà, ed è pronta pure lei per essere regalata e mostrare il suo contenuto all'interno. Quindi fatte le nostre scatoline in diversi modi. Guardate, vi faccio vedere anche un altro tipo che ho fatto allo scotch, perché questo è il prototipo ed è più rettangolare perché dipende appunto dalla larghezza, dalla vicinanza delle due sfere, dei due cerchi, per fare modelli più quadrati o più rettangolari. Bene, decidete voi quali fare. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Insomma, spero di avervi dato un'idea carina per confezionare i bijou che vedo spopolare sul web. Insomma, i bijou vanno sempre, del resto anche a me piacciono molto, e regalarli nel modo più pulito, delicato ed elegante possibile, certo renderà la nostra creazione con quel quid in più che magari la farà scegliere rispetto a altri. E sì, pensate anche a questo: molto spesso quando decidiamo di fare un regalo e decidiamo di comprarlo da un'artigiana piuttosto che da un altro, anche la confezione ha un ruolo fondamentale, perché se io poi devo prendere un bijou, per quanto bellino, ed è confezionato malamente, mi fermo un attimo, specialmente se non è per me, se non è personale, ma devo regalarlo a qualcun altro. In quel caso mi rivolgerò a qualcuno che confezionerà anche bene, che mi faccia fare bella figura sin dal momento della presentazione del regalo. Quindi curate le vostre opere creative, non soltanto, come vi ho detto nell'altro video dedicato alle scatoline, non soltanto nella realizzazione ma anche nel confezionamento, e spero con questo video di esservi stata utile per questo. Se è così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, iscatolatemelo bel mare, condividete questo video sulla vostra pagina Facebook. In più vi aspetto sempre su Facebook, su Instagram, sul blog, i link li trovate qua sotto, e sempre 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 su 2Cuori1K, la nostra cucina virtuale, mia di Gabriele, dove vi aspettiamo sempre a braccia aperte. Basta cianciare, noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci!